Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo video di Van Sweet Fan. Oggi vi voglio parlare di una cosa: come ci si lava in van non avendo una doccia interna, quindi nel caso dei minivan specialmente come il mio, l'Opel Vivaro. Bene, ci sono diverse opzioni. Una può essere semplicemente utilizzare la sacca nera, quella che si riempie d'acqua, poi la lasci sul tetto e si scalda durante la giornata e poi ti lavi con quella. Non la trovo comodissima, quella lì ce l'avevo quando giravo la Nuova Zelanda, perché vuol dire avere sempre una sacca dentro al van, nel caso si aprisse sarebbe un gran problema, e infatti la metto sempre nel lavandino. Io ho costruito una doccia solare a tubo che rimane sempre sul tetto. Nei miei video del canale, se non vi siete iscritti, ricordatevi di iscrivervi, cliccando anche sulla campanella, che così almeno vi arrivano gli avvisi quando carico un nuovo video. Comunque l'ho costruita, ha una capacità di 26 litri e con quella riusciamo a lavarci in due persone e tre volte, quindi si fanno sei docce. Ovviamente non dovete immaginarvi la doccia di casa che ci stai sotto 2 ore e caldo e freddo, che bello. E è una cosa super veloce e quindi col massimo risparmio possibile di acqua. Questo metodo lo trovo molto comodo. Ovviamente devi trovare il posto dove farlo, non è che puoi farlo in centro, in mezzo a una città, però devi essere un po' fuori, ovviamente utilizzando solo saponi biodegradabili ecologici, ok? Perché sennò andate a inquinare, scusate, i prodotti normali che si utilizzano abitualmente, diciamo, sotto la doccia di casa. E magari vi metto qualche link di qualche prodotto di questi qua in descrizione. L'altra opzione è invece quella, parlando di docce vere, è fermarsi nelle piscine pubbliche, ok? Specialmente quando inizia a far freddo, ok? E farla fuori diventa un po' un problema, ok? E l'ho fatta anche scaldando dell'acqua nel boiler dentro il van, riempivo una borraccia, te fai super veloce, te la fai se è calda l'acqua. Oggi sono 10 gradi, quindi non utilizzare la doccia solare a tubo che abbiamo montato sul van perché è troppo fredda. Quindi l'altra opzione è bollitore, scaldiamo l'acqua e la borraccia, quella da bicicletta. Io con due di queste riesco a lavarmi tranquillamente anche i capelli e poi a risciacquarmi. Ti lavi le zone più importanti senza insaponarti tutto e magari i capelli li lasci stare. Poi a me che ce li ho cortissimi, va anche bene, non è un gran problema lavarli e asciugarli. Appunto, l'altro metodo che si può utilizzare sono le docce pubbliche, come in piscina, anche nei campeggi volendo o negli autogrill. Ricordatevi che i camionisti che viaggiano, anche loro devono avere la possibilità di lavarsi, quindi spessissimo in alcuni posti addirittura in maniera gratuita, in altri posti veramente con una spesa minima di 1, 2, 3 euro riuscite a farvi una bella doccia calda, che ogni tanto, fidatevi, ci sta proprio. Un'altra opzione è utilizzare le salviette intime, ok? Specialmente per le ascelle e le zone intime. Altrimenti c'è quella anche che io chiamo la doccia d'ospedale, che consiste semplicemente nel prendere un asciugamano, uno magari di quelli piccoli tipo da bidet, e lo inumidisci, ci metti sopra un pochino di sapone e ti pulisci con quello. Se funziona in ospedale, può tranquillamente funzionare in un van. Ovviamente ci sono i van più grandi che hanno le docce interne e che quelle. Ricordatevi che l'acqua va sempre risparmiata perché più ne utilizzate e prima dovete andare a riempirlo. Quindi nel caso rimaniate anche senza acqua, ci sono sempre queste possibilità. Ci sono anche diverse app o di camionisti o di viaggiatori che vi indicano anche i luoghi con le docce. Magari vi metto anche il link di qualche app qua sotto, così ve la scaricate, che può far comodo quando viaggiate. E alcune indicano anche le zone di sosta gratuite o dove è carino fermarsi e avete addirittura i feedback e alcune fotografie. Se avete altri consigli su docce o metodi di lavaggio, diciamo, commentate qua sotto e scrivetemi. Ricordati di iscriverti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!